Allora, fondamentalmente ci sono due tipi di gioco. Uno è la scala, cioè l'asso che è la carta più potente, prende il re che è la seconda più potente, prende o l'ober, under, 10, 9, 8, 7, 6, cioè proprio così, Ok, no, la over. scala. E i nomi di queste carte ci siamo accordati su qualche piccola eccezione, cioè di utilizzare il tedesco. In D'accordo, questo caso certo. abbiamo Certo, c'è l'asso, scritto. Sì, c'è scritto, sì. poi il re, sì, Re, esatto, ober under, perché over non under. siamo riusciti a de Ok, definire re, fante, over under. insomma, non Ok, ce la sai. Per beh, cui ober il under, sottufficiale. 10, 9, 8, Ok, 7, 6, insomma, a perfetto. scendere. Per cui un gioco è impostato così. L'altro è a specchio, per cui è lo stesso gioco, però dove il 6 è il più forte, che batte il 7, batte l'8, D'accordo. fino all'asso. E poi invece il terzo gioco, che è sul quale ancora non ci siamo allenati neanche con gli altri, noi abbiamo fatto qualche simulazione di questo tipo di gioco qua, è invece una specie di briscola che si chiama Trumpf. E lì invece la gerarchia delle carte è leggermente diversa perché ci sono delle eccezioni. In realtà vale quello di prima, cioè che l'asso batte il re, però le eccezioni sono le seguenti. Quando giochiamo a Trumpf, questa è la carta più forte, Lunder. l'under, esatto. Seguito da questa qua, e poi Il 9. torniamo. Che il 9, sì, l'under è il 9 Ma e poi sì. torna regolare, diciamo. Com'è che cambia uno durante la partita? Può dire ora facciamo No, Trumpf. all'inizio di ogni Allora, manche. sì, può Prima sì, cambiare. volevo spiegarvi le possibilità che ci sono di giocare. Adesso l'impostazione, diciamo, del tavolo da gioco, si gioca a 4 in due coppie. E si danno 9 carte a testa, quindi ognuno ha le sue 9 carte. E se io do le carte, Olivia comanda e ha la possibilità però anche di chiedere alla sua compagna di gioco di collaborare con lei. Quindi si sceglie a quale gioco giocare, cioè Va, Open Over, che sì, sarebbe la scala, giusto. cioè una nuova scala a salire, oppure un qualsiasi trumpf che può essere di rose, di ghiande, di campanelle o di scudi. Si sceglie quindi una briscola. Dunque c'è un seme, chi decide? Primo di mano. Il primo, dunque, per esempio, Olivia sceglie A che tipo di che gioco? tipo di gioco è il seme. No. Oppure il seme, sì. Se scegli il seme, Se perché stesso hai dico. deciso di giocarti col trumfo, con la briscola. Ah. Altrimenti vale semplicemente l'ordine di presa per tutti e quattro i semi. D'accordo. Ok, non c'è un seme che domina. No, cioè uno non è Ci sono tante obbligata. varianti. Quello che Uno giochiamo noi, no. non è obbligata a mettere sempre lo stesso seme giù. Una volta che è stato No. deciso il seme di briscola, di trumfo, mettiamo Se è il campanelle. trumfo. Se Esatto. invece Se, ho altrimenti però la regola di presa vale per tutte le altre. Ok, Però se quando poi dopo butti giù la carta, a meno che tu non ne abbia, devi rispondere al sì, seme. nella mano si risponde a questo seme, solo se intendevo. non ne Rispondi hai. sempre al seme. Indipendentemente, cioè non è briscola, ma devi rispondere al tuo seme. Ok, Al seme magari dopo buttato. vediamo, Sì. capito? No, Perché no, già adesso inizio. abbiamo interrotto Daria che stava Sì, spiegando le regole giusto. di gioco. No, no, Semplicemente ma una. giusto per fare un po' di informativa di partenza, poi penso che sia opportuno che Sì, si si giochi, giochi certo, così si simulando. capisce La meglio. cosa più chiara che aggiungo è che decidi quale di queste tre modalità di presa adottare quando hai visto le tue carte. Ok. Quindi c'è una prima distribuzione delle mani, quindi il primo di mano, valutando le sue carte, decide qual è la più conveniente ovviamente per sé. Se ha proprio brutte le pessime carte, l'ultima speranza è passare al Ah, compagno di al coppia, perché si compagno. gioca a coppia. Ok. E l'idea è avere più numeri alti. Allora, le carte hanno un punteggio, il totale del punteggio è 157 del mazzo. Il punteggio è, diciamo,
diviso così. Allora, se giochiamo a open up, cioè a scala, a scendere e a salire uguale, non uguale, però open up, l'asso vale 11, vale sempre 11 in realtà, il re 4, l'over 3, l'under 2, questo 10, il 10 vale 10, il 10 vale 10, c'è anche scritto, e poi questo niente, questo 8, niente e niente, aiuto. Vabbè, quello che ti dicevo, Fabio la fa così, sì, sì. Tantissime informazioni subito, lo so, no, si sopravvive al contrario. Se giochiamo che comanda il 6, è il 6 a valere 11. Ok, niente, 8, niente, 10, 2, 3, 4, niente, 2, 3. Quando comanda. Ok, dunque vuole... non per forza conviene, vabbè, sempre conviene prendere e poi prende, ah, okay. Lo sbaglio all'inizio, oh, okay. Okay. Allora, le due carte che non valgono mai niente sono il 9 e il 7, il 9 e il 7, no, tranne il trufo, 6 e 7, e 6 se giochi l'altra parte vale 11, esatto. Sì, ma non è utile, quelle che sono sempre uguali, forse questo è utile, sono il 10, l'over e il König e il re. Esatto, questi rimangono sempre 10, 3 e 4. Ok, però. E invece quando giochiamo a trumf, cioè con una briscola, questo, il comandante qua, vale 20, questo qua 14, e poi 11, 4, 3, 10 rimane, niente, niente, niente. Allora, io direi facciamone uno, poi quando abbiamo vinto le gare sull'uno cominceremo gli altri. Una cosa poi per far capire la matematica, sì. Questo vale 2, no? Il 1 vale sempre 2. Quando diventa trunfe 20, 20 più 14 sono 34, no? Sì. Giusto? Sì. Quando diventa da sopra a sotto è 2. 2, 34, meno 2 sono 32. 1, 2, 3, 4, 4 per 8 sono 32. Questi 8 devono sostituire, compensano per questo trumf. Quando si fa sopra e sotto, per questo serve. Adesso ce l'abbiamo molto più chiaro. No, ma sono, è, allora, è una cosa molto matematica. No, no, è molto matematica. Interessante. E sì, scusate la spiegazione, però. No, no, sicuramente ci deve essere una logica. Perché devono sempre, devono essere sempre questi 157 punti, no? Quelli devono essere sempre. E per questo c'è questa sostituzione così. Sì. Giuseppe, una domanda. Chi è nuovo ha modo di visitare le altre lezioni? Adesso sì, sabato e domenica spero di riuscire a tagliare un po' di cose e mettere. Okay, ecco, perché io ho cercato, oggi ho guardato su internet, magari posso imparare le prime nozioni. Come avete non capito, c'era. Non è facile. Niente, ma non no, c'è no, niente, niente su internet. Quelle niente, poche regole niente tradotte non si capiscono. Non perché niente sono scritte chiare, perché non si capisce la dinamica del no, gioco. Non si capisce proprio. Semplicemente la regola enunciata certo, non ti fa capire le strategie. In realtà nelle mani che abbiamo fatto nelle volte scorse pian piano escono strategie tipo questa matematica che sicuramente soggiace a tutto il gioco, ma anche delle regole mnemoniche che servono per comunicare, cioè essendo gli svizzeri molto freddi, a differenza degli italiani che fanno i gesti con la faccia, loro si comunicano per assonanza dei semi in base alla, alla regola di cioè solo con le carte esatto, si comunicano con le carte cosa hanno in mano, giocando un mese più, un insieme piuttosto che l'altro, quindi è un mondo divertente da scoprire, cioè, qui la registrata per questo che siamo no, ma si accaniscono quando giocano, adesso vedrai la dinamica fra loro due, cioè lei sta giocando a casa, lui sta proprio combattendo per vincere. Proviamo, che dite? Allora, se io propongo per oggi magari facciamo un altro giro
di ripasso anche per noi che ci siamo stati di open up per una nuova scelta, cioè di... che ti manca? Bisogno di te, che capisci? Cioè di facciamo open up a sto punto, sì. Ok? Sì. E poi perché ci possa essere qualcosina di nuovo per chi ha già frequentato, facciamo anche una simulazione di trumfo. Così voi comunque avete una visione un po' di quel totale, senza... Sì, poi tu? Man mano vengono fuori un po' i dettagli. Allora, nulla di grave, perché giochiamo come se ogni lato del tavolo fosse una persona. Ah, quindi voi sarete in coppia con loro due, noi loro due sono in coppia con loro due, io mi giro per fare dei vetri. Esatto, tutti i più forti di fronte. E si gioca a carte scoperte, quindi proprio per illustrare la dinamica del gioco. Voi due noi due. Carte scoperte. Quella di vincere, non mi ricordo neanche i valori delle carte. Ma diciamo giocando è quasi più facile che alla fine. Sì. Quante carte si danno? 9 a testa, 3 divise a 3. 3. Ufficialmente, prima di cominciare un gioco, si alzano le carte per capire chi deve dare le carte. No, vengono estratte a sorte le coppie, non si decide prima. È il mazzo che decide l'abbinamento. Anche quello, e poi chi comincia, perché è un vantaggio poter scegliere, no? Così le coppie le lasciamo per geografia del tavolo. Invece per chi comincia a giocare si dice l'asso dà le carte e la carta più alta comanda. Quindi se non esce l'asso, la carta più alta secondo io me. Ne prendo una qualsiasi. Quindi, no, non è questo. Guarda, il gesto. Scusami. No. Sì, no, è un... ho capito, okay. Tutto e adesso tu fai la stessa cosa, le confrontiamo, asso non c'è per cui non ci interessa, c'è il re più alto comanda, sì. Per cui dovresti dare tu le carte, ma siamo in coppia, quindi ti va di darle Clara fino a 3 in petto. Così. Scusa, perché il più alto comanda è tu, adesso re. Io comando. E quindi? Non fa niente. E quindi comanda re o comanda otto? Ah, divertente. Io eseguo. Esatto, tu esegui. Comando, cioè scelgo il gioco, scelgo la prima mano, in questo senso. Ah, quindi sarà il primo di mano, quindi cedi le carte a chi sta a sinistra, perché ti gioca nel senso anche orario. Comando nel senso mi prendo la prima giocata. La prima mano. Sono il primo di mano. Visto che loro stanno insieme. Ah, non è orario. Diventa lei e poi dopo è lei che... Cioè lei si pulisce. Però lei è prima di mano, che è vantaggiosa. Ci siamo anche dimenticati un'altra cosa. Vai, Matteo. No, spieghilo tu. No, che si mischia appunto, una volta mischiato, onde evitare qualsiasi accenno di... Non si rimischia. No, l'avversario taglia le... Taglia il mazzo comunque. Ah. E tu dai a lui. Quindi pensavo che giusto lei invece aveva fatto chi era più alto. Mi sono confusa con quello, credevo che già l'avessimo fatto. E adesso testa. Decidiamo. Abbiamo deciso prima che per motivi didattici facciamo la partita open. Questi due prima. Open up, e dove comanda l'asso è il più forte, quindi di ogni non ce l'abbiamo di ogni seme. Oh, questo è l'asso. Questo è un asso. Veramente i primi hanno le carte migliori. Allora, questo è un asso. Noi io un pensavo asso. Fosse quello 2. 10. No, quello è 10. E allora perché l'asso lì c'ha due segnetti? E noi non abbiamo assi allora. No, esatto. Il 10 è la bandiera. E siamo... Attenzione, noi siamo insieme. Sì, vero. Noi con... Allora, se guardiamo le carte, guardiamoci. Vediamo adesso che cosa abbiamo insieme. Però non lo sappiamo nel gioco. In teoria, no. Dovremmo magari. Altre informazioni? Sì, ormai non è. Allora, da che cosa si comincia? Allora, da che cosa c'è più carte? Noi abbiamo tanti campanelli. Un seme ben rappresentato qua, ma ci manca l'asso. Poi abbiamo questi due assi, dove però non abbiamo altre carte. Quindi, abbiamo questa.
avere carte importanti, ah, sì, intendo, sì, ah, insomma, del, su cui basarsi per un mm-hmm. gioco. Non sappiamo loro cosa hanno, i nostri compagni di gioco, mm-hmm. per cui potremmo uscire passi qua, mm. dove abbiamo poi il re, l'opera e l'inter, sperando che esca l'asso, che ce l'abbiano loro. Sì, anche l'asso, e la domanda, la domanda è, allora, è sì, l'obiettivo, allora, se noi uscire l'asso, sì. Io giocherebbe così, se non l'abbiamo noi, okay, esce, sì, però prendete degli scartini, però prendete degli scartini, perché dopo è il nostro, però uno potrebbe essere costretto, mi state perdendo la strategia di un esperto, e dopo di questo deve uscire il re. Dopo si deve vedere, perché loro, ecco, io ho già hanno fatto che il lui tono. Avrei buttato l'asso. Loro possono scegliere se prendere in mano okay. il gioco. Perché così prendiamo ecco. il, dal gioco oppure un po' in mano. Se star sotto. Mm. Okay. Perché okay. Se per caso, ecco, noi la facciamo passare questa, e può essere anche che al fine neanche utilizziamo questo. Ho capito. E per cui, ecco, per vedere un po' dove stanno le carte. Un'altra cosa importante, se una coppia riesce a fare tutte e nove le prese, no? Si segnano tanti punti in più. Ah, ok. Mm. C'è un bonus. Vabbè. Qui, sì. Se usciamo con questo, probabilmente abbiamo un re che possiamo prendere. O usciamo con questo o con questo. Questo non la capisco. Perché muore obbligatoriamente. Cioè, possono esserci tutta una raffica di altre carte. Mm. Cioè, io posso uscire con questo. Mi così è la nostra. Un 6. E dopo buttano un 6, e dopo portano un 7, un 9, e dopo entriamo con 11. O possiamo uscire con un re, dopo diventa questa la carta più grande. Se sono via questi, abbiamo questo. Esatto, lui ha un re. Se vuole darlo. Esatto. E dunque rischierebbe... No, infatti un gioco di tanto non sapete questo, le carte. Esatto, allora, esatto. Portiamo questo. Però... E vediamo che cosa succede. Se è stato oscurato momentaneamente, non sapendo se l'asso sì. lo hanno loro, ma rischiamo di perdere il re. Esatto. Oppure non rischiate. Sì, è molto rischio. Tu lo faresti, Fredy, un gioco. Non si sa dov'è, però esatto. Non si tratta di molti punti, siamo alla seconda, al mandata, secondo giro. Sì. Insomma, non, tu non cosa faresti, visto che ci sai giocare? Quindi noi gli diamo io lo butterei. Punti. Dai, aspetta. Okay. Io lo butterei. Il re. Sì, così il prendi, re. Capito? Sì. Questo è il rischio. Ciao. Allora, no. Esatto, voi avete il 10 e il 10 e l'8, che sono Visto che vince lui, sono di valore. Di valore, sì, però lì perdono. Esatto. Sì. Quindi. E dunque vediamo il più basso. Esatto. Ok. Wow. Però dai, no. Pardon, signora. Esatto. Noi, l'alternativa è 10. Fredy ha preso, noi... Questo allora, tra due punti e niente, meglio non è una, non è una carta potente, è questo lui, qua è la quarta nella scala, e per allora? Cui puoi valutare di dargli due punti, investirli questi. Ecco. Ma non è meglio andare su allora il più basso? No, perché ufficialissimamente sì. Perché quale metteresti di tutta la tavolata? Per semplicità vai la più alta, sì. Qui l'asso è uscito, per cui comanda il re. Si ricordano le carte che sono uscite. Campanelle, noi possiamo scegliere cosa dare, non potendo rispondere, e quindi diamo una cosa senza punti, che è quello che cercava lui, però se comandi tu, conviene darti dei punti. Comandiamo noi e prendiamo noi. Questa, giustamente, Fredy dice, non gli servirà mai più, per cui... Buttiamo però la perdiamo l'occasione però per portare a casa di quel 10 là, ecco, esatto, poteva essere interessante. Non è messo... uno a dire, se uno per esempio, poi noi abbiamo è obbligato. Obbligato.